Allora, per il video di oggi ho intenzione di proporvi un haul perché vi devo fare vedere delle cose da un sacco di tempo, che mi sono arrivate da un sacco di tempo, vorrei che fosse a tema Natale come questa bellissima tazza che ho comprato su Amazon, nella quale c'è il mio fantastico cappuccino con la Nutella, però no, perché è un haul che devo fare ancora dal Black Friday, quindi... Quindi in realtà ci sono ancora delle cose più autunnali che invernali barra di Natale. Ma dai, guardate quanto è carina. Vi farò vedere le cose di due brand. Il primo è Lily Silk. È un brand che adoro, davvero. A parte il fatto che mi sono informata, cioè in realtà... mi sono informata, sono andata nella sezione About del loro sito prima di accettare la collaborazione per capire un po' che filosofia avessero, e hanno una filosofia molto, come dire, che stanno attenti alla sostenibilità, ci tengono. Loro fanno prodotti in seta, cioè è molto sincero, come dire, parla molto sinceramente. La loro seta deriva da alberi di gelsomino, senza pesticidi o altre cose. Stanno attenti ai packaging, insomma, cercano davvero di fare la loro parte, come dire. Quindi appunto le cose magari non hanno il classico prezzo low cost, però io in questo momento sto indossando un loro maglione, che è il pezzo che preferisco, quello che mi hanno mandato, e ragazzi, credetemi, ve lo giuro ve lo giuro su mia mamma, è il maglione più morbido che ho in tutto l'armadio. È in puro cashmere della Mongolia, 100%, e davvero è di una morbidezza, a parte la trama che è bellissima. È davvero bello, cioè non lo so, credo che sia uno dei miei maglioni preferiti. È semplicissimo, è beige, senza tanti fronzoli, con questa trama un po' tipo a nido d'ape, o forse meglio dire rombi. Ha qui le maniche strette, come dire, ed è veramente di una morbidezza incredibile. Non vedo l'ora di uscire e di metterlo con una bellissima gonna, con un bellissimo outfit, perché è davvero fantastico. Spero di collaborare ancora con loro e di potervi parlare di loro ancora, perché davvero è un ottimo brand. Se volete fare un regalo, adesso vi faccio vedere anche le altre cose che mi hanno mandato, però io di questo maglione sono letteralmente innamorata, è davvero il mio pezzo preferito. Tra l'altro loro producono soltanto i pezzi che sanno che possono vendere, quindi con i pochi avanzi di materiale di seta che hanno ci ricavano le fodere per i cuscini e le mascherine, perché è un sito sul quale si possono trovare appunto completi letto, pigiami di seta, accessori, accessori. Tra l'altro volevo tantissimo mettere in background l'albero di Natale che è lì. Questo è il packaging, che è davvero molto elegante. E questa qua è la camicia, le cose arrivano perfettamente piegate. Cioè questo l'ho tenuto così, non l'ho ancora mai messo una volta, giusto per farvi capire. Qua c'è la velina e qui c'è la seconda cosa, è questa camicia appunto di seta, che è davvero bellissima, è anche lei di una morbidezza incredibile, e ho intenzione di abbinarla a un bel pantalone dress insieme a un bel maglione che metta in evidenza il colletto. Credo che sia davvero un capo splendido, basic, però super, come dire, che non può mancare, ecco. Altra cosa sono le federe, sempre nella stessa scatola, cioè nel senso nello stesso tipo di packaging, sempre con la velina, e poi le federe. Le ho prese blu perché ho un completo al quale le voglio abbinare. Hanno delle rifiniture pazzesche e non vedevo l'ora di farvelo vedere per poterlo anche utilizzare, come dire. Hanno qui la chiusura senza cerniere, senza nulla. Qui c'è i dettagli dell'etichetta. Non so se lo sapete, le federe in seta, uno, aiutano i capelli a non farli spezzare, se siete mosse come me, a mantenere il riccio,
ma anche se siete lisce, a non farli, cioè insomma, che la mattina dopo ti svegli che non sei un cespuglio, che non sarebbe poi una cosa così malvagia. Anche per il viso, la pelle, sono anti-acaro, cioè tengono lontana la polvere, non fanno venire le rughe, hanno un sacco di pro. E in ultimo vi faccio vedere, sempre stessa scatolina, la mascherina per la notte, cioè è beige, nel senso beige, tipo rose gold quasi, un po' dorata. Ha qua la parte dell'elastico che si può regolare. Hanno dei pigiami che sono una meraviglia, quindi fare tipo un bel set è un'ottima idea regalo, appunto, sia per se stessi che anche da fare. Comunque vi lascio il codice sconto giù nell'info box con tutti quanti i link, quindi se vi va di andare a dare un'occhiata, ve lo consiglio davvero vivamente, perché è davvero un bellissimo brand. Adesso invece, passando alle cosine di Shein, erano cose che avevo scelto davvero tipo a ottobre, quindi sono ancora tanto 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 autunnali. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il secondo pezzo che sto indossando, che sarebbero questi pantaloni. Sono bellissimi, io li sto usando per stare in casa, perché in realtà Simone mi prende sempre in giro, il mio fidanzato, e mi dice che sembrano un po' una tuta da stare in casa, un pigiama. Effettivamente, senza i passanti, così con l'elastico, sono molto, sono comodi anche per stare in casa, perché comunque sono tipo in flanella, in un materiale un po' caldino, hanno l'elastico e quindi sembrano effettivamente un po' così. Io in realtà li ho presi pensati con degli outfit che ho già utilizzato in esterna, come dire, e fanno davvero la loro figura. Un altro paio di pantaloni sono questi qui, palazzo, marroni, sempre anche loro della linea Petit, però ho sbagliato, ho preso un XS anziché un XXS, avrei dovuto prendere un XXS perché questi qui mi stanno comunque larghi in vita, purtroppo, mi mancano due dita per parte, se fossero tipo così mi starebbero giusti. Niente che con una cintura non sia risolvibile. Sono davvero belli, sono molto leggeri, nel senso che non sono assolutamente un materiale pesante, quindi se quando li utilizzerò questo inverno li utilizzerò con dei leggings felpati sotto, assolutamente. Comunque sono fatti proprio così, tutti a palazzo. Una delle cose che ho preferito è sicuramente questa gonnellina marrone, così in, come si dice, a costina in velluto. Io in realtà ce n'avevo una marrone cammello, quindi molto più chiara, un po' più simile come colore ai miei capelli, se vogliamo dirla così. Invece questo è proprio marrone scuro, e ad esempio questa qua ce la vedo benissimo con questo maglione. Poi ho preparato proprio degli outfit, nel senso che appunto le cose non le prendo più così tanto per fare, le prendo pensate, quindi di conseguenza questo è il prossimo che vi propongo, che sarebbe un cardigan più vestito. È bellissimo perché è lo stesso identico tessuto dei pantaloni che vi ho fatto vedere, è un vestito camicia, quindi qui ha il colletto e è qua così con il punto vita arricciato, che ho abbinato con questo cardigan, che non so se avete visto l'ultimo haul di Shein che vi avevo fatto, è quello che avevo perso e che quindi ero un po' disperata perché mi piaceva davvero tantissimo. Trovo che sia davvero un outfit bellissimo, cioè a me piace personalmente davvero tanto. Il vestito è di lunghezza media, nel senso che non è corto, ma non è neanche lungo. Non so, penso che sia davvero un outfit molto molto bello, che poi ovviamente posso abbinare con tantissime altre cose. Un altro outfit è questo. Allora, dunque, salopette nera in velluto a costine, anche se piccine piccine, e questo maglione è, vorrebbe essere di lana. Dico vorrebbe perché ho visto dall'etichetta che non è, cioè, soltanto lana, è acrilico 15%, poliamide 50, poliestere 15 e lana 20. Lì lo mettono come un'edizione particolare che si chiama Motf, in qualsiasi caso è uno dei miei maglioni preferiti, anche lui, perché è bellissimo.
ha qui questi bottoncini che io qua ho lasciato aperti, però in realtà è proprio un cardigan, cioè si può lasciare completamente aperto. Come vedete anche qui ha questi disegni, ecco. È molto caldo questo, e anche per la salopette mi piace tanto il fatto che questa parte qua sia in bronzo anziché argento. Sì, una specie di, non è proprio bronzo, è oro antico, color oro antico. È molto leggera come tessuto, ha qui la taschina ed è una semplicissima, classicissima salopette nera, appunto in velluto, senza tanti particolari dettagli strani. Nota da fare di questa salopettina: ha qua la cerniera di lato. Penultima cosa è questo maglione, che è bellissimo. Allora, questo, prima che arrivasse quello di Lily Silk, era uno dei più morbidi che avevo come tessuto. Mi piace tantissimo la trama, questa qua, e insomma è davvero molto bello, ad esempio abbinato con un pantalone nero di velluto oppure i pantaloni marroni che vi ho fatto vedere prima a palazzo. Insomma, sta veramente molto bene. Unica pecca, questo qui purtroppo dopo due volte che l'ho messo mi ha fatto questo brutto lavoro, devo riprenderlo, però qua vedete che c'è un buchino. No, non è vero, non penultima cosa, questa è la penultima cosa, che è una specie, cioè comunque un accessorio. Questa sciarpa qua, ero alla ricerca di una sciarpa un po' così, con questa trama a quadri bianca e nera, e dicevo che ero un po' alla ricerca di una sciarpa così, un po' a quadri. Questa qui poi ha anche le frange finali, da abbinarla con magari un outfit un po' tipo monocolore, questo ci sta bene, che spezza un po' la cosa. Poi, ultimissima cosa, sono queste scarpe che, allora, le adoro, partiamo da questo presupposto. Sono super morbide, ok? Molto leggere e molto cartonose, seppur morbide sono un po' cartonose. Hanno qualche filo che ci devo tagliare, tipo qua, questo, non so se lo vedete, ma vabbè, vedete che sto toccando qualcosa, quindi ok. Però sono al modello quello tipo Mickey Mouse, sono un 38 e mi stanno giusti, quindi non mi stanno né troppo piccoli né troppo stretti né troppo grandi. Avevo visto le recensioni, sono molto belli, cioè mi piacciono molto, da fare i miei soliti look un po' classici, dark academia e via discorrendo. Quindi se volete dei mocassini seriosi, come dire, un po' da uomo, ecco, questi qua sono molto belli. Hanno all'interno questo materiale che è un po' strano, però insomma io ci metto una bella soletta e diventano anche molto più comodi, non che non lo siano, però sono un pochino, come dire, sottilini, ecco, non mi viene altri termini per chiamarli. Bene, ragazzi, questo era tutto. Io di tutto quanto vi lascio ovviamente i link qua sotto per vari codici sconto e via discorrendo. Fatemi sapere qual è la cosa che preferite. Io in assoluto questo maglione e la gonnellina con quella marrone con le costine in velluto. Vi mando un bacio grande grande, vi ringrazio se siete arrivati fino qua e ci vediamo alla prossima.